Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Big Marto qui per voi. Come state? Tutto bene? Io sono decisamente più rilassato, molto più fresco, perché se non lo sapete, se non mi seguite su Instagram, e se non lo fate, fatelo immediatamente, seguitemi, perché sul mio profilo trovate tanta robetta fresca. Mi sono preso insieme alla Rebs un break di 4 giorni a Santorini, last minute, un affare unico. Ci siamo trovati benissimo, isola fantastica, esperienza che dovete provare anche voi. Nel video di oggi vi parlerò di quello che abbiamo fatto e vi faccio un recap molto veloce. Lì non ho fatto alcun tipo di video perché non avevo voglia, erano 4 giorni e organizzare video mi avrebbe stressato eccessivamente. Volevo semplicemente godermi il posto, però dato che in tantissimi avete chiesto consigli sull'isola, ho deciso di portarvi lo stesso un contenuto per me decisamente più semplice, ma che risponderà a tutti i vostri quesiti. Mentre vi parlerò, farò uscire in sovrappensione dei video che ho fatto con l'iPhone, delle foto, un format secondo me che potrò replicare in futuro. È molto più facile fare un recap di quello che è l'esperienza, di quello che è il viaggio. Sigla e poi partiamo. Possiamo partire col video. Raga, mi raccomando, se volete altri contenuti di questo tipo, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e fatemi sapere qui sotto nei commenti magari la prossima meta. Sapete già che tra una settimana andrò a Ibiza, mi farò 2 belle settimane per staccare totalmente lì, però a differenza di Santorini mi allenerò per tenermi un attimino attivo, perché come ben sapete mi piace sempre allenarmi quando sono in vacanza. Questa piccola fuga di 4 giorni a Santorini non era in programma, però capirete il perché è stata fatta questo tipo di scelta. Mi sono scritto tutto quello che abbiamo fatto dettagliatamente in questi 4 giorni per tenere un filo logico e per raccontarvi per filo e per segno quello che abbiamo fatto. Chiaramente su Instagram ho già fatto una storia in evidenza dove ho messo le storie principali del viaggio a Santorini. Il primo giorno cosa abbiamo fatto? Siamo arrivati con un volo Ryanair. Partiamo immediatamente da sistemazione e viaggio. Volo Ryanair, abbiamo trovato un'offerta pazzesca, 30 euro a testa andata e ritorno. C'è da aggiungere il bagaglio a mano. Per avere il bagaglio a mano, quello di dimensioni standard, devi aggiungere 20 euro. Noi abbiamo utilizzato un solo bagaglio a mano extra, perché tanto per 4 giorni abbiamo fatto una scelta dei cambi in maniera intelligente. Quindi sono più o meno un centinaio di euro, considerando anche 28 euro di parcheggio a Bergamo, parcheggio scoperto al P3. Per fortuna non mi sono beccato la grandinata e quindi la macchina l'ho ritrovata tutta intatta. Questione Covid: per entrare in Grecia molto semplice, tampone molecolare almeno 48 prima, oppure test rapido 24 ore prima. Noi abbiamo fatto il test rapido, anche se siamo entrambi vaccinati con doppia dose, però dovevano trascorrere 14 giorni dall'ultima dose e quindi abbiamo dovuto fare per forza il tampone. Prima di entrare in Grecia dovete compilare il modulo PLF, modulo PLF che va compilato anche al ritorno in Italia. Volo Ryanair ha degli orari molto interessanti, siamo partiti la mattina alle 6 del mattino e siamo tornati domenica alle 10 di sera, quindi ci siamo goduti sia il giorno di arrivo sia il giorno di partenza. Prendiamo un transfer per andare alla struttura e lo paghiamo 25 euro. Abbiamo soggiornato in una struttura che è di una persona che conosco attraverso i social, Eugenio Panice, molti la conoscerete come Muscle Dandy. Parlato di questa struttura, io incuriosito sono andato a vederla, ho cliccato sul link che trovate nella bio della struttura, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Ho visto che i prezzi erano stra interessanti, erano tipo 100 euro a notte in una struttura molto molto carina, dove si potevano creare diversi contenuti. Infatti abbiamo creato dei contenuti che adesso vi faccio un pochino apparire. Ci siamo trovati veramente da Dio, ma da Calizzi. Era un pochino lontana dalle varie cose, però dato che abbiamo affittato la macchina al prezzo di 180 euro per i 4 giorni, era perfetto, perché in un posto molto tranquillo ci siamo potuti godere il posto nel miglior modo possibile. Fondamentalmente a Santorini, se soggiorni a Ia o se soggiorni a Fira, comunque sei distante dalle varie cose, quindi non cambia niente. Ma da Calizzi, a livello di qualità prezzo, secondo me è imbattibile. Veramente molto molto carino, fatto bene, tutto nuovo, alloggi caratteristici che però sono tutti ricavati scavando nella roccia. Praticamente, essendo un'isola vulcanica, si può scavare all'interno della terra e si creano queste meravigliose casette. Vi posso assicurare, veramente tutto molto bello. Poi è tutto semplicemente rasato, stuccato, si sta veramente da Dio. Quindi questione alloggio e questione viaggio c'è. Primo giorno cosa facciamo? Dopo le 2 che ci è arrivata la macchina, siamo andati a Perista, praticamente questa lingua di spiaggia. A Santorini ci sono pochissime spiagge, c'è questa spiaggia molto lunga, pietra vulcanica, sono tanti sassi
sassolini, spiaggia nera, infatti è bollente, il mare non è un granché. Abbiamo passato una giornata in questo lido, abbiamo beccato il lido più carino ma allo stesso tempo il più costoso, abbiamo speso 50 euro per due lettini, un po' tanto rispetto al resto perché alla fine non c'era nessun servizio, quindi abbiamo fatto la giornata per Issa, siamo tornati indietro, ci siamo mangiati un pita gyros. Il fatto che ci siamo beccati un gyros pacco molto turistico e quindi il primo gyros della Repsol non è stato granché. Il pomeriggio poi siamo andati a Oia o Ia, non so quale sia la pronuncia giusta, comunque siamo andati nella città caratteristica, la solita cartolina che vedete di Santorini, tutte le cittadine arroccate. Comunque lì prima c'erano molte più casette, solo che nel 1960, se non ricordo male, c'è stato un terremoto che ha tirato giù un bel pezzo di cittadina. Quella parte lì era abbastanza carina, siamo andati il primo giorno al tramonto perché ci hanno detto fosse molto bello, però siamo andati nella parte sbagliata, ovvero nella parte più verso la città, quando invece dovevamo andare nella parte più verso l'estremità dell'isola, dove si può anche godere di un fantastico tramonto che abbiamo visto il giorno dopo. Il giorno stesso dopo Ia siamo tornati e abbiamo fatto una cena in un ristorantino turistico nella parte centrale dell'isola, che è Fira, dove c'è un pochino più di movimento. Abbiamo beccato questo ristorantino, abbiamo pagato 30 euro, prezzo abbastanza onesto, però niente di che, il cibo era nella norma, molto troppo turistico, cosa che noi cerchiamo sempre di evitare. Infatti i giorni dopo sono andati sempre meglio, perché comunque ci hanno dato sia una mano Eugenio, che ci ha consigliato dei posti, sia i vari gestori della struttura che, essendo del posto, ci hanno consigliato i posti migliori. Il secondo giorno abbiamo fatto una mezza giornata in piscina, poi siamo andati a Oia al tramonto, nella parte più verso la fine dell'isola. Abbiamo fatto diversi contenuti molto interessanti, bellini. Per fare un certo tipo di contenuti dobbiamo aspettare il tramonto, perché abbiamo una luce migliore per scattare. Per esempio questa foto della Reps l'abbiamo scattata al tramonto, mentre per avere un'illuminazione migliore della città e per quindi fare delle foto un pochino più carine dobbiamo andare nella prima parte della giornata. Infatti il terzo giorno siamo ritornati nuovamente a Ia per fare delle foto più carine, come questa qua che vi faccio vedere. Lo stesso giorno, prima di andare a vedere il tramonto, ci siamo mangiati il gyros, che a detta di tanti è il migliore dell'isola. Devo dire, un gyros veramente molto molto buono. Io l'ho preso di porco, la Reps di pollo. Poi abbiamo preso due spiedini, uno di kebab e uno di pollo, spiedino di pollo classicissimo, due mitos freschissimo, il posto bello, ben curato, molto molto buono. Si paga un pochino, il doppio rispetto a un classico baracchino che ti vende le pita. La qualità era molto molto elevata, anche lì abbiamo fatto delle fotine carine che pubblicherò pian piano su Instagram. Tutto molto buono. Abbiamo concluso con un souvlaki buonissimo, con un gelato alla vaniglia aromatizzato con un liquore greco al sapore di pino, al sapore di resinoso, un taste molto molto particolare, pazzesco, molto molto buono, fragrante, la pasta filo scrocchiava, buon equilibrio di sapori e mi è piaciuto assai. Il liquore che hanno utilizzato per aromatizzare il gelato al fuori di latte è mastica, che è praticamente pino, molto resinoso, molto profumato di dama, un sapore molto particolare, promosso a pieni voti. La sera siamo andati a Panigiri, posto pazzesco a Fira, si mangiava tutta roba tipica, buonissimo. Abbiamo pagato 70 euro con un vino rosso non ottimo, perché comunque sì, effettivamente lì l'unica cosa che costa tanto è il vino, bocce da 40 euro in su, e dato che bevo praticamente solo io non volevo spendere così tanto. Abbiamo preso un vino Little Prince che era troppo leggero, non di altissima qualità, però il cibo era molto buono, 4 portate. Abbiamo iniziato con del pane con delle salsine, mi piace molto questa cosa che ti portano il pane con le salsine, c'era questa riduzione di pomodoro, un formaggio loro tipico, praticamente facevi pane, mozzarella e pomodoro, sembrava una mezza pizzetta, ma molto molto buono. Poi c'era questa purea di fave con una foglietta di cappero, poi c'era un'insalata di melanzane con loro tipica, con dei cetriolini penso, perché aveva questo sapore un pochino pungente. Poi c'era anche una mousse fatta con le uova di pesce, questa crema di fave che ho visto che fanno anche in Puglia, molto buona, delicata. Poi ci siamo mangiati anche i pomodori fritti che era la prima volta che li mangiavo in vita mia ed erano fantastici, accompagnati con una salsina allo yogurt greco che andava a smorzare questo sapore molto intenso del pomodoro fritto. Poi abbiamo preso anche una sorta di schiacciata con carne d'agnello che facevano cuocere nel forno a legna dentro questa pirofila, continuava a cuocere durante la sera, ogni tanto lo chef usciva, prendeva un po' di agnello e la spalmava qui sopra con delle zucchine tagliate fini, e anche quella buonissima. E poi come piatto principale, qua a me piace sempre mangiare così, stuzzicare e condividere il piatto, e come piatto principale
quale abbiamo mangiato questa sorta di couscous con delle quagliette, sapore molto forte, intenso. Quindi il secondo giorno si è concluso così. Il terzo giorno iniziamo con una cosa molto particolare, perché noi palestrati mangiamo sempre lo yogurt greco e quindi ho voluto assaggiare lo yogurt greco migliore. Ho chiesto quale fosse e mi hanno detto di andare a prendere questo yogurt greco, che praticamente è nella terracotta, lo trovate così al supermercato. I macro sono discretamente buoni, chiaramente è uno yogurt full fat, e la consistenza è cremosa, il sapore un pochino più pungente, molto acido, ma devo dire buono, buono, buono. Prosegue con il giro di Oia dalla parte giusta, abbiamo fatto tutti i girettini, abbiamo fatto le varie foto. Unico consiglio, raga, non fermatevi a bere e mangiare nei vari ristorantini, localini che ci sono di Oia, perché vi spennano. Abbiamo preso due Coca-Cola e un'acqua, 16 euro mi sembrava un pochino eccessivo. Poi dopo Oia siamo scesi, praticamente da lì si arriva ad Amudi Bay, questa baia dove arrivi con tutti questi localini molto caratteristici, molto carini, a sfioro sul mare. Abbiamo proseguito, siamo andati leggermente più avanti, abbiamo girato praticamente la fine dell'isola e io mi sono fatto un bagnetto molto veloce e siamo tornati immediatamente indietro, perché lì fondamentalmente non c'è niente se non uno spiazzo per stare lì un pochino, fare due tuffi. Però avevamo altro da fare, quindi siamo andati a mangiare, abbiamo mangiato da Dimitris. Arrivando dal parcheggio è praticamente l'ultimo locale che trovate, un po' costoso qui devo dire, siete proprio sul mare. Esperienza, situazione bellissima, bellissima, molto fresca, cibo buono, pesce grigliato, però pesce grigliato andava tipo a 100 euro al chilo, il che mi sembrava un pochino eccessivo. Abbiamo preso un polpo grigliato, abbiamo preso delle cozze con del risettino, un pasto molto veloce, perché dopo siamo andati nel posto top che potete secondo me trovare, che è il Cavo Tagù. Abbiamo preso il lettino, quello nella piscina, questa esperienza luxury, ci siamo voluti togliere uno sfizio. Siamo stati veramente benissimo, staff chiaramente top class, ti trattavano da Dio come un re, perché fondamentalmente quello è un posto veramente da signori. Probabilmente eravamo fuori luogo, però comunque ci volevamo godere quello posto. Alla fine abbiamo creato anche lì dei contenuti, quindi ci sta investire per portare della qualità sul canale, su Instagram, dalle varie parti, e intanto noi ci godiamo delle esperienze uniche. Cavo Tagù, praticamente questo resort che c'ha questa piscina molto famosa, iconica, perché dà praticamente su tutto il golfo dell'isola, bellissimo raga, chiaramente costoso, partiamo da 100 euro a testa per il lettino, fate 100 euro a testa quindi sono 200 euro, però quei 200 euro poi li potete spendere in alcol, per esempio vi fate una boccia di champagne con la vostra ragazza, con un bel piatto di frutta e andate da Dio. Noi invece abbiamo preso dei drink, delle cose, ci si è rilassati, potete fumarvi uno shisha, belle persone, bella situazione. Poi dopo verso le 6:30 si inizia a riempire per la cena, noi ci siamo sposati, abbiamo fatto una cena stratosferica, abbiamo iniziato con un antipastino, un'insalata greca, non è la classica con la feta, era un formaggio locale molto buono, un formaggio un pochino più cremoso che non trovate da tutte le parti, molto pungente, pomodori di diverse qualità, poi c'erano capperi, foglie di cappero, sapore molto pungente, forte, col pane grigliato, buona, buona, buona. Poi c'erano dei calamari fritti, tutto freschissimo, calamari fritti con una salsa agrodolce, un po' piccante, devo dire incontrava maggiormente i miei gusti piuttosto che quelli della Rebi, anche a lei è piaciuto, accompagnato con queste foglie di lattuga per smorzare un pochino il sapore, perché era abbastanza forte. Io mi sono preso un bicchierino di vino, vino bianco, e poi come secondo lì vi consigliano assolutamente la carne, perché è molto molto buona. Qua parliamo più o meno, il primo piatto abbiamo speso, i calamari costavano tipo 25 euro se non sbaglio, mentre l'insalata greca siamo sui 20, mentre il secondo piatto siamo voluti comunque stare un pochino contenuti, perché spingere sull'acceleratore veramente ti fai male veramente. Parliamo di bistecche da 200 euro al chilo e non avevamo voglia di spendere così tanto, quindi abbiamo optato per un diaframma di Wagyu da 45 euro, ma una carne raga spettacolare, probabilmente la carne più buona che abbiamo mai mangiato. Carne di Wagyu, era la prima volta che la mangiavo in vita mia, grassissima, si scioglieva in bocca, ma buona. Comunque ne vale tutta l'esperienza, tutto quello che ci vi circonda. Ogni volta che finiva l'acqua arrivava il cameriere, in 30 secondi te la riempiva. Comunque un'altra cosa, state attenti all'acqua, perché in Grecia l'acqua poi vi danno sempre a San Pellegrino e vi rifilano ogni volta la boccia da 8 euro. Pagare 8 euro un'acqua mi scoccia un pochino. Finisce il tutto con un dolce fantastico stratificato al cioccolato più caramello, e abbiamo speso un pochino, però ne è valsa assolutamente la pena. Si poteva fare la doccia lì, sciampini, creme, così. Dopo di questo siamo tornati a casa, ci siamo rilassati, perché poi l'indomani era il nostro ultimo giorno, che è partito molto semplice. Siamo andati a un beach bar
che trovate sulla strada per andare a IA, che non accettano la carta, quindi si è rimasti un attimino lì su quella spiaggetta, ci siamo goduti un pochino l'aria di mare, le onde, poi dopo ci siamo spostati in quest'ultimo posto che è Yalos, lì vicino a Fira, è un posto molto spartano, hippie, grezzo, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Avete l'opzione di trovare i lettini da 150 euro che prendete questa capannetta con i vari lettini, più siete meglio è. Oppure potete prendere i lettini classici da 25 euro a testa, oppure potete prendere i puffetti da tipo 15 euro a testa, oppure potete stare semplicemente seduti per terra 5 euro a testa. Noi siamo stati per terra un attimino a mangiare, insalata greca con un calamaro grigliato. Poi abbiamo preso un paio di drink e la giornata ci è costata 100 euro. Abbastanza, ma anche lì posto super super di qualità. Prima di andare via abbiamo dovuto fare assolutamente un giro a Fira, che è la capitale dell'isola, molto simile rispetto a Ia, però anche a Fira potete apprezzare le case a sfioro sul mare, e a Fira c'è anche più vita notturna, ci sono tutti i barettini aperti, tutti che danno sul mare, molto molto carini e suggestivi. Purtroppo non abbiamo fatto giri la sera perché preferivamo goderci la giornata a pieno. Ci siamo mangiati poi l'ultimo gyros, mi sono fatto un gyros di carne, un gyros di pollo e un'insalata greca prima di partire, perché devo saziare tutte le mie voglie. Infine abbiamo lasciato la macchina in aeroporto, siamo partiti, abbiamo visto la partita fino al 70esimo in aeroporto, finché a una certa, mentre ero in volo, stavo dormendo così perché c'ho un mal al collo, sento: signori e signori, vi voglio informare che siamo campioni d'Europa. Po, 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 po. Tutti rincoglioniti che ci svegliamo. Poi tutti torniamo a dormire. Questa vacanza mi ha insegnato un qualcosa: controllare sempre cosa si fa durante quelle giornate. Mettete caso tra 2 anni mi perdo la finale dei mondiali, tocchiamoci che non succederà mai. Abbiamo speso bene, abbiamo speso più o meno, dai, quanto avremmo speso? 600-700 euro in due? Sì, anche qualcosa. Abbiamo speso 1000 euro, abbiamo speso 500 euro a testa per 4 giorni. Ci sta, benissimo. Non si potevano spendere meglio. Un posto da non fare per troppi giorni, cioè vi consiglio di fare 3-4 giorni con la ragazza, in compagnia con gli amici, secondo me. Non so quanto vi potreste divertire. Chiaramente se dovete soggiornare scegliete un posto tra Fira e Ia, ci sono 4 città principali a Santorini: Ia, Tira, Kamari e Antrokiti e Akrotiri. Lasciate stare la parte meridionale dell'isola perché non c'è tanto da fare, quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto tutto nella parte settentrionale. Per esempio mi avete chiesto in che paese alloggiavate, noi eravamo a Votonas che era nella provincia di Fira. Com'è la situazione lì? Mascherina sì o no? La mascherina lì nessuno ce l'ha all'aperto, l'unico posto dove la bisogna mettere è all'interno del supermarket. Nei locali la utilizzano principalmente solo i camerieri. Mi avete chiesto: non è più comodo affittare uno scooter? Probabilmente sì, è più facile trovare parcheggio e tutto, si gestisce tutto meglio, però alla fine lo scooter è pericoloso, soprattutto su quel tipo di strade con delle buche, con l'asfalto levigato dal vento, dalla sabbia, dal sale liscio. Vi consiglio di prendere la macchina, 4 ruote sono molto più sicure, anche cadere a 20 all'ora vi può rovinare la vacanza. È un buon posto per conoscere ragazze? Non lo so. Sinceramente non lo so, penso che Santorini la si voglia vivere per rilassarsi e non per andare a rimorchiare. Se volete andare a rimorchiare andate a Mykonos, andate dentro il Tropicana. Domanda interessante per le nostre vacanze: come scegliete i posti dove andare a mangiare? Siti Instagram, Google? Allora, fondamentalmente cerchiamo sempre di chiedere, il più delle volte chiediamo ai responsabili delle strutture chi vive il posto, per non vivere un'esperienza eccessivamente turistica. Instagram sì, ci aiuta per trovare, diciamo, i posticini più carini per creare i contenuti. I costi sono variabili, potete spendere poco come potete spendere tanto, potete pagare un pitaghiro su 2,70 euro come pagarne 5, potete spendere 150 euro per una cena come spenderne 20. Discoteche aperte, non so se Santorini ci siano o meno discoteche, non mi sono informato a riguardo. È più un posto per fidanzati e più per divertirsi con gli amici. Per quanto mi riguarda penso sia un posto perfetto per i fidanzati, per gli amici, altre isole della Grecia. Detto questo raga, spero che il video vi sia piaciuto, è stata una chiacchierata interessante, spero di aver risposto a tutti i vostri dubbi. Spero che questo video vi potrà dare degli spunti positivi per le vostre future vacanze a Santorini, perché dovete andarci assolutamente. Magari fate 3 giorni a Santorini, 3 giorni a Mykonos, ve le girate, non state troppo tempo a Santorini perché sennò, per quello che sono io, vi scartavetrate gli attributi. Vi lascio il link della struttura qui sotto in descrizione, non mi hanno pagato, mi sento io in dovere di consigliarla perché sono stati veramente molto gentili e ci hanno fatto vivere una bellissima esperienza. Grazie di aver visualizzato il video fino a questo punto,
mi raccomando, lasciate un bel like, commentate magari con la prossima meta. Vi saluto, un bacione, mi raccomando, seguitemi su Instagram per vedere l'esperienza a Ibiza. Lì ci speriamo 2 settimane di vero e puro chill, di vero e puro party. Spero che qualcosa si riapra, incrociamo le dita, speriamo che nessun'altra variante ci venga a cagare la wallera, perché sono abbastanza stanco di tutta questa situazione. Sono felice, ci voleva proprio l'uscita da questa città che mi stava prosciugando tutte le energie. Come al solito, anche in questi video, stay grossi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao guys, prossimo video molto probabilmente da Ibiza, oppure un full day of eating dallo studio in preparazione per Ibiza. Ciao guys. I just have to follow that, because you don't know who